Gabriel Garco, l'attore torinese noto per la sua bellezza e il suo talento, ha svelato dettagli intimi sul suo coming out avvenuto nel 2020. In un'intervista rivelatrice con Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio, Garco ha confessato che non avrebbe mai fatto questa scelta se non fosse stato per le pressioni esterne. Ha sottolineato la sua natura riservata e ha ammesso che la sua omosessualità non era qualcosa che avrebbe voluto rendere pubblica. Le pressioni mediatiche che ha subito, soprattutto durante le sue apparizioni al Grande Fratello VIP e a Verissimo, lo hanno costretto a rivelare la verità sulla sua sessualità. La presenza di Rosalinda Cannav, con cui aveva una relazione mediatica costruita su una finzione, ha reso la situazione ancora più difficile. Garco ha spiegato che sentiva il peso di dover rivelare la sua vera identità e che se non lo avesse fatto lui, qualcun altro lo avrebbe fatto in modo inopportuno. Durante l'intervista, Garco ha sollevato importanti questioni sulla libertà di esprimere la propria sessualità. Ha evidenziato l'ingiustizia del concetto di coming out e ha messo in discussione il motivo per cui le persone eterosessuali non debbano fare lo stesso. La sua esperienza personale si è trasformata in un dibattito più ampio sulla libertà individuale e sull'accettazione sociale. Nonostante il suo coming out possa essere stato interpretato come uno spettacolo, Garco ha chiarito che il suo obiettivo era liberarsi da un peso e tornare a lavorare senza ulteriori ostacoli. La sua testimonianza ha messo in luce le sfide e le complessità che molte persone affrontano nel dichiarare la propria identità, sottolineando la necessità di un cambiamento culturale verso una maggiore...